Una notizia del tutto inaspettata per il sindaco di San Michele Salentino Giovanni Allegrini. 10 ragazzi frequentanti la scuola media sono risultati positivi. Una situazione definita grave dal primo cittadino per questo importante focolaio. Non posso attendere quest'oggi che sia la prefettura a comunicarci i dati. Dai risultati dei tamponi tra ieri sera e stamattina, se tanti sono negativi, c'è un dato che non mi aspettavo nella maniera più assoluta. E cioè in questo momento abbiamo circa già 10 studenti delle nostre scuole medie positivi al Covid, quindi rendetevi conto di quanto sia grave questa notizia e sono molto preoccupato perché siccome credo che le norme le stavamo rispettando un po' tutti, chiaramente questo è un fulmine a ciel sereno e mi preoccupa tantissimo, anche se purtroppo siamo convinti che il virus gira nelle nostre popolazioni, come già sta succedendo in tante realtà. Quindi dobbiamo aprire maggiormente gli occhi in questo momento, perché 9-10 ragazzi, quelli che più o meno so attraverso i genitori, perché non ho dati ufficiali, sono tantissimi per San Michele Salentino. In più un medico di famiglia stamane mi ha comunicato che c'è anche un caso di bambino positivo al Covid presso le scuole elementari, per cui ho già informato il dirigente scolastico che individuerà la classe e chiederà il tampone con molta probabilità anche per la classe della scuola elementare.